Ok, rieccoci. Allora, togliamo la pausa. Questi qua sono i mercanti che se ne stanno andando, credo, sì. Cosa stavano facendo? Allora, qua la torre la stavano facendo, ma mi sa che non l'hanno finita. Fra l'altro questa scala potevate farla anche qua, non succedeva niente, ma... Vabbè, qualcosa l'hanno finito però. Facciamo pausa. Qua non l'hanno ancora annullata però, quindi aspettiamo. Stranamente non sono ancora arrivati dei ladri. Volevo far vedere come togliergli l'armatura e l'equipaggiamento, perché diciamo è la parte più complicata. Spero di ricordarmelo, che quello è un po'... potrebbe essere un problema. Hanno smesso di fare il sapone, perché hanno finito il lye. Vediamo se abbiamo del sapone. Dovremmo averne perché non è che lo usano per chissà che cosa, infatti. In teoria potrebbero usarlo anche per lavarsi, ma... insomma, evidentemente non lo usano tanto. Mettiamo questi letti per fare il dormitorio. Poi credo che il problema dei letti l'avremo risolto. A parte magari qualche nobile, ma... insomma, ci vorrà un po' prima che cominci a preoccuparmi di quello. Dubito che i nostri animali siano cresciuti. Come al solito non riesco... Ok, poult, quindi niente. Qui per... ha fatto largo 2, vabbè. Per semplificarci la vita nel piazzare la stanza e farla diventare un dormitorio, conviene fare una porta? Abbiamo delle porte, fra l'altro. Vabbè, noi mettiamo planning mode, quindi non ci fanno nulla. Mi serve soltanto per fare la stanza senza che arrivi dappertutto. Ok. Done, mettiamo D e siamo a posto. Anzi, a questo punto però questi qua li rimuoviamo. Abbiamo fatto un nostro dormitorio. Dovrebbero esserci letti per tutti. A questo punto credo che dovrò fare un po' di tavoli e un po' di sedie però. Allora, se noi facciamo che i tavoli facciamo altri 3 blocchi, tutti 4 blocchi da 3x3 di tavoli, quindi 3x9 26, sì, 3x9 perché 3 36, quindi ce ne vogliono. Cominciamo a fare quelli e facciamo 30 tavoli, 30 sedie per il momento, che sono il massimo che possiamo fare in un solo ordine. Table rock 30. Ho tolto qualcosa. Milk creature, provi. New order. Milk creature. 30. Top. New order. Rock. Sì, roach. Rock throne. Ok, 30. Il pollo sta facendo le uova, qua. Come cavolo si vedeva? Forse V? No, Q? No, è unclaimed, quindi penso proprio di no. No, era T comunque, ma non...
anche perché non mi pare di aver chiuso sta porta, no? Per il momento dovrebbe rimanere aperta, infatti. La chiuderò nuovamente quando avrò questi tacchini saranno cresciuti, quindi potrò fare un attimo ancora una selezione. Eventualmente cambierò al maschio, a quel punto poi potrò... Stonecrafter, ma qui è diventato uno Stonecrafter. A quel punto potrò fare selezione, insomma. Diamo un'occhiata. Qui conviene che lì... vabbè, questi qua... va la nostra torre di guardia, quindi si conviene comunque che facciamo sempre il solito discorso. No, sai cosa facciamo? Facciamo build. Anziché, visto che ho usato che prima o poi dovremo fare una strada decente, facciamo paved road, oh, e cominciamo a farla soltanto nei posti dove serve. Piano piano arriveremo ad averla dappertutto, si spera. Ci vorranno dei mesi, però vabbè. Sì, è uguale, me ne frega niente di quello che è. Sarà estremamente multicolor. Qui non mi serve più di tanto, perché finché non saltano fuori due alberi uno di fianco all'altro non succede niente. Qui ci vorrà un po'. Allora, oh. Piacerebbe che ci fosse un modo per far sì che i primi nella lista sono i blocchi. Far sì che i primi nella lista siano i blocchi, vabbè. Iron Bar, sì, ne ho 4, vabbè. Potremmo anche provare a fare qualcosa con quelle Iron Bars. Infatto, probabilmente in questa parte, se riesco, comincerò a fare un attimo di metallurgia. Sì, però ci vogliono comunque troppi blocchi, troppo ferro. Perché... cioè, la prima cosa da fare sono le armature, perché i vostri nani dovranno cominciare a fare un attimo di addestramento. Ovviamente mi curo più che altro di quelli melee, perché quelli col crossbow non hanno praticamente bisogno di nulla, basta che non li mandate in prima linea. E appena finiamo qui guarderemo un attimo come si fanno le... i turni di guardia, praticamente. Sì, finiscono qua. Proviamo a fare... no, facciamo così. Diamogli l'invio così magari. Proviamo a far così, vedere se si muovono un po'. Bisogno di masonry. Dubito che ci sia... che non ci sia un singolo nano che ha bisogno di... che, insomma, può fare masonry. Un cavallo è cresciuto. E dov'è? Beh, un cane ha partorito. Zoom to location non lo posso fare. In teoria io i cavallini li ho messi tutti lì dentro. Pets non mi fa vedere se sono maschio o femmina, quindi facciamo Z animals. Search horse. È una femmina, comunque. Quindi non è un problema. Cioè, non è un problema. Piacerebbe sapere dov'è, però non è un problema. Qui non c'è. Ovviamente è qua. C'è un cavallino. Sì, probabilmente è uno di questi qua. Cavallino, portiamolo giù. Ok. Adesso
Needs one unused collective plant type. Sì, vabbè. Quello lì è il... Insomma, non è un problema. Dov'è il nostro... Sì, ok, lì è il nostro sindaco. Qui non stanno facendo i lavori. Piuttosto fanno un party. Forse in teoria potremmo già... cominciare a gestire questo aspetto. Vediamo. Riproviamo comunque a fare build. In genere non ci vuole così tanto, eh. Cioè, ho sempre detto che è spesso buggato, ma mai così tanto. Ok. Dunque, sto pensando... Ma sì, dai, facciamo vedere un attimo come funziona il... aspetto militare. Allora, è complicato, parliamoci chiaro. Si accede praticamente al... military, praticamente, quindi M. Qui possiamo fare un po' di cose. Prima di tutto abbiamo bisogno di un capitano delle guardie o un militia commander. Qua non lo so, sinceramente. Capitano delle guardie, in genere io avevo già un corpo militare quando facevo il capitano delle guardie, quindi probabilmente si può assegnare una squadra di militari al capitano delle guardie, però in generale bisogna insomma, ho sempre selezionato il militia commander, bisogna scegliere l'uniforme, si può cambiare, noi in teoria vorremmo un metal uniform o prima o poi, però per il momento mettiamo così, ma probabilmente non ci riusciranno. Ci ha creato quindi questa squadra, The Laborious Rooms, possiamo cambiare il nome. Qui con M possiamo fare un po' di cose. Qui ci sono tutti i posti, diciamo. È importante che ce ne... cioè, è fondamentale che ce ne sia uno, che è il capitano. Ora, selezionando... Qui potete muovermi, no? Muovendovi qua, qua di fianco potete scegliere... il nano. Allora, qui vedete se ci sono delle skill rilevanti per il vostro lavoro. Ovviamente, qui per qualche motivo le ha messi o non sono in ordine o sono in ordine a partire da quelli più inutili. Perché quelli in fondo c'era qualcosa. Magari se mi fa vedere. Axe Dwarf, Hammer Dwarf, sì, abbiamo questi qua. Ora, qui voi potete guardare così e vedete come funziona. Se sono degli arcieri, se volete fare dei un gruppo d'arcieri, un gruppo di balestrieri, non so come si dica, tendenzialmente sceglierete o degli hunter o dei ranger. Non viene scritto, ma generalmente hanno già delle abilità in quel campo. Per farlo in modo più approfondito, voi fate andate su questo. Fate Utilities Dwarf Therapist. Mi ha fatto partire? Sì. Che potete vedere un bel po' di cose. Sono già in military? Sì. Allora, questi sono tutti i nostri nani. Vedete che abbiamo Axe Dwarf, Hammer Dwarf, Knife User, lasciate perdere Knife. Lasher sono le fruste, lasciate perdere. Mace Dwarf, Pikeman, Spear Dwarf e Swords Dwarf. Voi potete ordinarli, non so se si possono... Sì, si possono anche ordinare, no? Ad esempio, noi vogliamo vedere... Questi qua sono tutte le persone che sono vagamente competenti in Swords Dwarf. Quindi, nell'usare le armi. Non ci sono soltanto queste abilità. Ci sono anche queste qua. Wrestler è praticamente combattimento a mani nude. Striker, non ne ho più pallida idea. Kicker, tirare i calci. Fighter, credo che sia un'abilità abbastanza utile, non lo so. Dodger è utilissima perché permette di schivare, quindi dovete guardare anche questo. Shield user e armor user, importanti, guardate anche questo. Qui vabbè, Crouch Walker è praticamente la capacità di muoversi con la stampella. Se il vostro nano è già stato ferito, possibilmente magari anche... gli avete imputato qualcosa o ha perso qualche hardware o del genere. Questi qua invece sono quelli ranged,
Marksdorf, Bowman, Blowgunner, Archer, Ambusher. Ambusher c'entra più che altro per l'hunting. Archer, Bowman e Blowgunner non guardateci neanche, perché sono armi che potete ottenere soltanto scambiandole con i mercanti, quindi è meglio evitare. Guardate soltanto Marksdorf e vediamo che questo qua, ad esempio, che è un cacciatore con tutta probabilità, non so dove leggerlo sinceramente, comunque è un ottimo personaggio, no? Dodger, Marksdorf, ok. Qui ci sono invece delle statistiche che praticamente dipendono dai genitori, tipo genetica, quindi abbiamo la forza, l'agilità, la toughness, quindi la resistenza, difesa, parliamoci chiaro, endurance è la resistenza proprio alla fatica, il recupero è quanto veloce si guariscono dalle ferite, e disease resistance è la protezione da veleni e cose del genere, credo, perché mi pare che proprio le malattie non ci siano ancora, o magari è una statistica che non è ancora utilizzata. Qui abbiamo ancora armor user, non so per quale motivo ci sia sia diverso. Shield user, teacher, perché quando voi fate l'allenamento può essere o tipo un uno contro uno, oppure c'è un nano che dà le dimostrazioni. Se è un buon teacher, queste dimostrazioni aumenteranno di più l'abilità dei vostri nani. Se è un buon student, imparerà di più. Qui è l'equipaggiamento che hanno, se hanno dell'equipaggiamento, evidentemente non ce l'ha nessuno, soltanto questo qua ha un po' di armor nei pantaloni, non so per quale motivo. No, forse no, è rosso perché non ha niente, insomma è proprio, è nudo, è senza pantaloni. E poi qua vediamo qualcosa che non so cosa sia. Sinceramente non ne ho proprio idea. Ora, se voi volete fare delle cose fatte per bene, guardate questo. Io al momento sinceramente non ho voglia di perderci 3 ore a guardare queste cose, quindi tornerò sul Dwarf Fortress e la nostra squadra ci serve che sia degli arcieri, quindi prendiamo un hunter, prendiamo un ranger, prendiamo un altro ranger, prendiamo un altro ranger, prendiamo un altro ranger. Ricordatevi che la torre in alto ha 3, 6, 8 spazi, quindi ci vogliono una squadra da 8. No, in realtà ci vuole una squadra da 10, poi vedremo perché. Ranger. Non ci sono più ranger? Sì, dal chi. Farmer, miner. Se finite i personaggi, cioè non avete più ranger o hunter o cose del genere, qui non credo che succeda, però potete utilizzare i peasant, che sono quelli che non hanno praticamente nessuna skill ancora sviluppata, e loro praticamente diventano utili, si spera, se non muoiono prima. Ovviamente non scegliete personaggi importanti. Siamo tornati indietro. Cerchiamo un peasant. Prima ce n'era uno. Ok. Ora, ci sono alcune cose che dobbiamo gestire. P-position cos'è che era? Non lo so. Non. Alerts è importante e serve anche per la difesa. Praticamente vi permette di creare un piano di diciamo un codice diciamo, tipo in film codice rosso, no? Quando c'è questo codice fanno determinate cose, alcune ad esempio qui potremmo dirgli che se il codice è inattivo, se la squadra è inattiva, quindi non è attiva, non sta facendo niente, non è in servizio, diciamo, non si sta addestrando, noi potremmo dirgli di, facciamo enter, sta soltanto all'interno del Barrow 2, quindi stanno tutti col sindaco e muoiono di fame con tutta probabilità. Ora è evidente che voi potete fare un new un name alert, ad esempio, perché ad esempio
Tanto, faccio un esempio qua. Allora, se io dico così, no? In questo momento, vabbè, i laborious rooms sono in inactive e vabbè, quindi staranno nel borough 2. Però io posso anche fare set civilian alert. Quindi se io faccio così, è già attivato praticamente. Tutti i miei civili vanno all'interno del borough 2, quindi vanno tutti col sindaco. È evidente che voi dovete avere, quando c'è un attacco, un barrow che praticamente comprende tutte le aree sicure della vostra fortezza, generalmente quelle sottoterra o all'interno delle mura, meglio quelle sotterranee, e insomma, far sì che i civili stiano soltanto lì dentro in modo che non escano a prendere roba, non escano ad andare a pescare o roba del genere. Ora, ovviamente dobbiamo togliere questo, e quindi dovremo fare un barrow specifico. Noi però vogliamo, cioè vogliamo, noi adesso sinceramente siamo a posto così. Active training, niente, qua non ci serve nient'altro in questo momento. Anche se probabilmente dovremmo mettere un altro alert, ma no, probabilmente no, adesso vediamo comunque. Con E gestiamo l'equipaggiamento, questo qua è quello che loro cercheranno di prendersi, ma fondamentalmente non lo troveranno. Qui c'è Individual Choice Melee, noi vogliamo che sia ranged. Quindi in teoria, adesso non so se ci sia un modo per cambiarlo immediatamente, cioè per tutti. Forse in uniforms. Sì, Archer facciamo. Questo è un modo lui comunque scelgono ranged. Dovrebbe essere a posto in questo senso. Però apparentemente non lo gestisce, perché? Uniform, delete uniform. In questo caso probabilmente avrei rifatto da capo la C. No, me ne fa creare un'altra. Vabbè, ce ne frega poco perché tanto ci interessa che siano delle vedette, non che attacchino alla fin fine. Comunque, quando create, se volete fare degli arcieri, scegliete Archer. Poi, supplies. Potete gestire se volete che porti più da bere o meno da bere, più cibo o meno cibo. E poi c'è la, vabbè, ammunition, che è sempre la stessa cosa, potete scegliere che munizioni usano. Noi facciamo niente perché tanto non ci interessa per il momento, comunque no, anzi, facciamoci bone bolts se... Anzi, bolts e basta, perché tanto questi qua hanno il diritto di utilizzare anche quelli di ferro. La cosa importante invece è schedule. Ed è abbastanza... Praticamente, quando sono inattivi, quando voi attivate la squadra e vediamo come si fa, loro fanno determinate cose. In questo momento, in tutti i mesi dell'anno, loro si addestrano. A noi non interessa questo perché sono degli... cioè, sono, in realtà non sono degli arcieri, però in teoria, se fossero degli arcieri, l'addestramento degli arcieri è un po' complicato perché dovete mettere dei bersagli ed è un po' un casino e poi non ce ne frega più di tanto perché cacciando già si addestrano. Quindi noi dobbiamo modificare questi ordini, premendo, adesso guardo se c'è qualcosa, qualche comando utile da dire. No, quindi facciamo E, anziché train, com'è che si faceva qua? No, ok, bisogna proprio cancellarlo, bisogna fare X cancel order, O give order. Quindi noi potremmo dire defend burrows. Il problema è che ho fatto una stupidaggine, tra virgolette, perché non ho preparato il burrow, quindi dovremmo tornarci dopo. Perché quest'area deve diventare... Allora, farla burrow è il modo più facile. Quindi facciamo... magari se... No, caps lock non ce l'ho inserito, allora perché non mi fa fare make burrows? Quindi questo, secondo loro,
era, sì, vabbè, effettivamente una V maiuscola, non una, sì, una V maiuscola, una V minuscola, non W, poi vabbè. Sembrava, pensavo fosse una maiuscola. Allora, make barrow, diciamo add new barrow, questo qua probabilmente è meglio che gli cambiamo il nome, mettiamo, per il momento non possiamo ancora cambiarlo. Diciamo define this barrow, facciamo così, e facciamo n, e lo chiamiamo torre. Questa qua è la torre ovest più o meno. Done name, sì, done naming. Ok, abbiamo fatto. Adesso torniamo in military. Torniamo in schedule. No schedule order, so we and si so. Passare dall'inglese all'italiano a volte mi viene un po' difficile. Adesso dobbiamo mettergli edit order. No, edit order no, perché non c'è ancora un ordine, quindi o new order. Diciamo defend barrows mi va bene. Qui potremmo cambiarlo. Potete fare anche patrol route, dovete fare però una, un'area di... dovete disegnare praticamente un'area per essere una... per essere, come dire, patrol è... tradotto in italiano. Cioè, loro faranno un percorso stabilito, però è un po' complicato, cioè, nel senso che io non sono mai riuscito a farlo funzionare bene perché... non so bene come fare in modo che loro, una volta completato il viaggio, lo facciano in continuazione invece che lo fanno una volta, poi finiscono fino al mese successivo. Comunque, in generale, facciamo. Potete fare o station o sì, barrow lì. Proviamo a fare defend barrow. Se altre volte facevo station, però barrow dovrebbe funzionare. Mettete torre ovest e qua dovete cambiare questo perché 10 soldiers minimum significa che per loro per un mese staranno lì sopra. E se 10 soldati stanno per un mese in una torre, muoiono di fame o di sete. Quindi dovete diminuirlo ad 8, ad esempio. Visto comunque che è una torre di guardia, a me sinceramente non interessa che ci siano tutti, mi bastano 5. E a questo punto facciamo shift enter ed è a posto. Perché non è a posto? Ah, ok, bisognava dirgli così, vabbè. Bisogna fare invio su torre ovest. Ok. A posto. Adesso dobbiamo fare copy orders e facciamo paste dappertutto. E detto questo, sì, dovremmo essere a posto. Volendo potete anche cambiare l'ordine a seconda del livello del codice, diciamo. Quindi noi potrei fare... Se invece questo qua cos'è? Inattivo, loro anche quando sono inattivi facciano qualcosa. In generale è utile avere più codici. Però niente, in questo caso siamo a posto. Ora, per iniziare a farli fare questo controllo, in realtà 5 nani qua sopra sono fin troppi, cioè ne bastavano uno o due, però vabbè. Dovete fare S Squads, avete qui dei laborious rooms, le selezionate con A. E qui potete cambiare la schedule, la routine, non so come significa, non so se ci sia una traduzione corretta in italiano, comunque quello che fanno, ecco. Qui sono inactive, noi facciamo T, li mettiamo active training, loro dovrebbero, se non ho sbagliato niente, venire qua sopra. Infatti sono entrati Marks Dwarf perché hanno pre sono, diciamo, sono entrati in servizio. È diventato uno Spear Dwarf per qualche motivo. Ma vabbè, mi interessa poco. E dovrebbero arrivare. Se non dovesse funzionare, bisogna utilizzare Station. Sì, ok, stanno andando. Hanno finito i letti. Bed. Ovviamente poi teoricamente voi potreste anche riempire completamente quest'area di letti. Io li faccio così perché mi, insomma, esteticamente preferisco, mi sembra più ordinato, però non è assolutamente un problema.
Perché c'è un... No, non è un tacchino quello lì, probabilmente è un animale di qualcuno. Cibo. Pochi drinks. Stanno lavorando tutti? Tutte le due brewery? No. Probabilmente si sono cancellate per qualche motivo. Dov'è l'altra? Qua. Ok. Una cosa che potremmo provare a fare, visto che comunque abbiamo un po' di... cioè non stiamo proprio navigando nel cibo, abbiamo una buona scorta però. Potrebbe andare meglio nel senso, è fare una fattoria a cielo aperto. C'è spazio, sì. Sto pensando, perché vabbè ci sono due modi. Allora, in realtà non cambia niente da una fattoria sotterranea, no? Io potrei dirgli build farm plot, che è P. Qui potrei farlo. Il problema qual è? Che viene tutta bucata, perché ci sono queste aree che non sono coltivabili. Che poi non ha senso. E adesso vi spiego che perché. Per fare che siano coltivabili, cioè per avere una roba un po' più ordinata, in un certo senso, basterebbe fare un channel qui, no? Si va al piano, piano sotterraneo, e il piano sotterraneo è sempre tutto coltivabile, perché è questo materiale qua. Io probabilmente lo farò in quest'area qua. Provo un'area. Aspetta, però. Dov'è che ho il. Beh, ce l'ho qui così, quindi no. Le farò qui. A partire da. Sì, faremo questo blocco qua, lo scaveremo e faremo delle fattorie a cielo aperto. Prima di farlo, però, ovviamente dobbiamo distruggere i. Distruggere, dobbiamo tirare via gli alberi, quindi facciamo così. Poi dovremo fare channel e a quel punto possiamo utilizzarlo seriamente. Melt objects, come stiamo messi? Perché mi piacerebbe. Non so se era attivo anche prima. Boh, vedremo. Dove ci vorrà un po', anche se non stanno facendo niente 50 persone. Qui, a proposito, proprio perché 50 persone stanno cazzeggiando, facciamo in gravestone, così almeno un po' lavorano. Come già detto, sarebbe meglio avere degli engraver specifici, perché la qualità della stanza dipende dalla qualità dell'iscrizione e la qualità dell'iscrizione dipende dall'abilità di chi la fa. Però io me ne frego, fondamentalmente. In generale, cioè, Dwarf Fortress è un gioco dove una volta che uno impara, lo impara praticamente, è relativamente semplice difendersi, cioè non è un... È molto complicato, quindi ci vuole parecchio tempo per imparare le cose, però al di là di quello non è assolutamente così complesso. Cioè, no, è complesso, però non è così difficile poi riuscire ad avere una fortezza funzionante. Ovvio, se vai a piazzarti in un ghiacciaio le cose si complicano. Quello in un certo senso te la sei andata a cercare. E probabilmente l'hai fatto volontariamente. DH Channel dovrebbe essere qui. Ci vorrà un po', qua magari hanno... Infatti adesso ci sono i due nani. Anzi, probabilmente magari sono anche più di due. Perché questo qua è lì che spara flescia? Probabilmente perché c'è il sangue... Fammi vedere che c'è il sangue sotto, credo, perché non mi pare che abbia dei problemi. Fra l'altro, una cosa che non ho detto, quelle caratteristiche fisiche di cui ho parlato prima in Dwarf Therapy si possono vedere anche qua.
dice che è clumsy e very flimsy. Ora, non sono cose positive. Sinceramente, clumsy e flimsy. Flimsy dovrebbe essere tipo fragile o cose del genere. Però, questa qua non. Andatevi a cercare se volete sapere cosa significa di preciso. E, ad esempio, da qualche parte c'è. Anche se. Insomma, sono tutte scritte qua dentro, ragazzi, se le leggete. Però ovviamente con Dwarf Therapist è molto più veloce la cosa. Ecco perché non si stava muovendo, perché era in pausa. Comunque, ecco, adesso questo terreno qua conta come se fosse, perché effettivamente è all'aria aperta, perché abbiamo tolto praticamente il soffitto. E quindi possiamo utilizzarlo perfettamente. Qui non li stanno facendo, ma comunque dovrebbero essere abbastanza protetti. Boh, prima o poi magari riuscirò a. Qui non lo sta scavando per qualche motivo, ma comunque lo facciamo fare adesso. Il fatto di avere una fattoria a cielo aperto ci permette di avere più varietà all'interno delle nostre, cioè, sì, all'interno, diciamo, delle dispense, ma anche a livello dell'alcol. Perché, cavolo, ho tagliato 3 secondi fa gli alberi qua. Fatto in tempo a crescere. Infatti l'erba sta già crescendo lì sotto, ovviamente. Cioè, vabbè, ovviamente no. Non è che se voi andate a scavare un buco, dopo 3 minuti è già cresciuta l'erba. Però, vabbè. Quando riescono a finire. Ok. Ora, qualcuno è cresciuto, è diventato un cavallo, quindi dovremo vedere se vale la pena di tenerlo oppure no. DH. Così. Adesso aspettiamo un attimo, poi dovremo levare quelle rampe che sono rimaste. Andiamo a vedere il cavallo. Che probabilmente è questo qua? No, ce ne sono due qua. Infatti erano in due. Allora, questo qua è una femmina. E mi va bene, direi. Cioè, mi sembra una roba abbastanza. Questo qua è un maschio. E non mi va bene, però. Quindi facciamo K. No, com'è che si faceva adesso? V. P. S. E quella femmina lì la porteremo qua sopra. G. Vediamo qual è. Se riusciamo a vedere qual è, perché non è. Eh no, me li mette sopra. Beh, togliamolo qua. Aspettiamo che eliminino il maschio. Togliamo la femmina dal coso. E a quel punto dovremmo riuscire a. Perché? Ho sbagliato il. Probabilmente sì, eh sì, infatti. Infatti dice This adorable animal cannot work. Presumo che questo qua sia, sì, infatti non lo svolte, lo dice anche, però non ho letto. Ok. Altre cose che stavamo facendo. Ah, vabbè, se. Praticamente potete. Il discorso del training. Potete fare una stanza, metterci dentro qualcosa come un armor stand o anche dei letti. Anzi, no, probabilmente potete fare. Forse si fa proprio come i. Vediamo. No, comunque potete fare dei letti o cose del genere e potete farli diventare barracks, quindi caserme, e potete dirgli che il training, cioè praticamente,
quando dei militari sono in training, loro si addestrano. Non si addestrano in giro, si addestrano se gli affidate una baracca o cose del genere, baracca, una caserma o cose del genere. Quindi se voi vi dite che quest'area è una caserma, loro l'affidate a loro, dovete assegnarla. Vedremo come si fa, presumo, prima o poi, se riuscirò ad procurarmi del ferro. E a quel punto loro si addestreranno lì dentro. Comunque in generale sulla wiki trovate tutto, quindi se siete partiti in un'area più fortunata della mia e avete trovato del ferro. Ok, il cavallo è andato, quindi da qui dobbiamo intanto fare DZ, mi pare. Sì, remove upstairs ramp. Ok. Adesso torniamo giù qui. Facciamo I, N, prendiamo il cavallo adulto che non deve esserci e lo togliamo. Facciamo così, adesso andiamo qua, facciamo N, G, dovrebbe esserci un cavallo che non ha posto, infatti è questo qua. È arrivato, sono arrivati dei mercanti. Che sono? Nani, credo. Infatti. Un lama è cresciuto, sinceramente del lama non me ne faccio niente, quindi. Ok. Butcher. Assedio. Qualcuno, cioè, era ora, no? Questo qua è il messaggio, è un assedio. Non sono andati neanche in imboscata. Cioè, mi è beccato proprio l'assedio. Fra l'altro ci sono i mercanti fuori, quindi loro un po' uccideranno, ma verranno massacrati, con tutta probabilità. Allora, prima cosa da fare, il gioco è già in pausa. E vediamo un po' che cosa c'è. Non sono ancora arrivate tutte le unità. Infatti sono soltanto quattro cose. Beh, spero che non ci siano soltanto questi quattro uomini, perché verranno massacrati se rimangono soltanto loro. In genere ci sono molti di più. Anche perché abbiamo qui uno Spear Dwarf, Marks Dwarf, Spear Dwarf, Mace Dwarf, Axe Dwarf, Spear Dwarf. Insomma, un po' di roba c'è. Comunque c'è un Bowman, non è un Master Bowman, quindi non può colpire i nostri uomini sulla torre. E due swordsman e un cave crocodile, che è un animale addestrato dai goblin. Sono abbastanza pericolosi, parliamoci chiaro. La cosa brutta è che non potete addestrare gli animali che arrivano in questo modo. Cioè, forse potete anche addestrarli, ma saranno sempre ostili, quindi non provateci nemmeno. Allora. Questo qua che cavolo è? È l'outpost? Sì, è andato lì dal nostro che morirà. E forse è tutto di guadagnato. Non mi pare che ci sia nessuno fuori. Però a questo punto dobbiamo fare la nostra. Nostro barrow. Allora. Come si fa? Cioè, dobbiamo fare un barrow che praticamente. Dove rinchiuderemo i nostri nani durante l'assedio in modo che non vadano fuori. Allora. Solito discorso, W, add new barrow. Ora, enter. Voi potreste anche fare piano per piano. Io ovviamente non lo faccio, cioè che c'è un modo più veloce. Allora, questo qua però è da controllare. Vabbè, andiamo giù. Praticamente guarda tutti i piani, tutti i livelli, quindi dobbiamo, cioè non dobbiamo fare chissà che cosa. Qua andiamo qua. Poi ovviamente dovremo controllare tutto, eh. Ok, questo qua è l'ultimo piano che abbiamo. Nimbarro facciamo interno. E adesso lo modifichiamo, però ad esempio qui non vogliamo che sia un barro quel pezzo lì, quindi facciamo define this barrow B. No. Sì, qui possiamo scegliere il tipo di il brush, cioè quanto.
Qui selezioniamo aree 3x3, qui selezioniamo aree circolari 5x5, non so cosa ci serva comunque. Poi com'è che si fa? Currently painting R, dobbiamo fare currently erasing. Su, stesso discorso qui. Ci vuole un po', in genere, vabbè, si potrebbe fare tranquillamente anche prima che arrivino in assedio. Io lo faccio sempre all'ultimo momento perché tanto non serve fino a che non arrivano assedio o un'imboscata. Positivo che è arrivato subito l'assedio perché l'imboscata è molto più odiosa. Qui ad esempio non abbiamo un pezzo verso l'alto, quindi dobbiamo fare R e selezionarlo. Non so cosa ci sia qua sopra, probabilmente sì, no, era quel pezzo. Stavamo provando a scavare per vedere se beccavamo qualcosa di utile, ma non abbiamo trovato ferro fino adesso. Presumo che non ci sia in sta mappa, purtroppo. Adesso però qualcosa ci procureremo perché quei goblin sicuramente avranno delle armi. Qui dobbiamo modificarlo perché, ad esempio, questo. Beh, in generale dobbiamo aumentarlo. Currently painting no, però questo pezzettino qua meglio che lo togliamo, non si sa mai, è un posto che insomma se anche non ci vanno non succede niente. Currently painting. Comunque ecco, in generale, una volta finito questo assedio, credo che avremo finito anche questa serie perché tutte le cose principali le avremo fatte. Anche perché quel ferro ci permetterà di vedere un attimo un minimo di metallurgia, di parlare un attimo delle armi, insomma, quindi dovremmo avere abbastanza per finire tutto. Probabilmente non avremo mai un esercito di, diciamo, di melee pronto perché non ho, cioè non avrò mai probabilmente abbastanza ferro, però. Ma comunque il concetto lo vedremo, ecco. Qui vabbè, cerchiamo un attimo di prendere tutto, anche se si è un po' una palla, però se volete avere i vostri nani al sicuro. Di per sé, anche se andassero all'esterno, non sarebbe un problema, perché comunque una volta che vi tiriamo sul ponte levatoio, sbagliato, diamine, i nani non possono uscire, quindi ci sono le mura, i goblin non entrano, dovremmo essere a posto. Però è sempre meglio preparare una cosa del genere. Allora, qui ho detto che bisogna un attimo modificare perché. Beh, vogliamo che fino a qui ci arrivino. Oltretutto, tenete presente che questo. Anzi. Facciamo. R. E togliamo. No, beh, togliere proprio questo livello? No. Però, tipo, blocchiamoli qua. Perché. Questa nostra area influenza soltanto i civili, non i militari. E queste sono aree prerogativa praticamente dei militari, quindi non ci interessa che sia così. Guardiamo ancora il livello superiore, ad esempio in questo caso dobbiamo farlo perché altrimenti non abbiamo niente, non possono arrivarci proprio lì. No, beh, ci arrivano perché ci entrano, ma poi non possono arrivare in quest'area all'uscita. In realtà non sarebbe un problema, però. Painting, ok. Probabilmente painting, diciamo, è quello di default. Facciamo così, siamo a posto. Ora, meccanismo di difesa. Allora, prima di tutto, adesso dobbiamo modificare un po' di. Cioè, dobbiamo dare l'allarme. Parlando in termini piuttosto terra-terra. Quindi, facciamo military. Dov'è? Alerts. Inactive, vabbè, è quelle dove ci sono i civili.
li mettiamo in interno. Ora, tutti i civili andranno all'interno, ci saranno tante notifiche che ci diranno che i lavori sono stati terminati, sono stati cancellati e cose del genere, perché se devono andare a fare qualcosa all'esterno del Barrow non lo vanno a fare, ovviamente. Ok, e adesso i nostri goblin, in teoria, andranno verso questo ponte levatoio, che spero sinceramente di aver collegato. Non mi pare ci sia nessuno all'esterno. È importante che controlliate, perché muore se lasciate qualcuno fuori. In alcuni casi bisogna fare dei sacrifici, ma se appena si può provare a salvare qualcuno è meglio farlo. E niente, adesso dobbiamo chiudere i ponti levatoi. Prima di tutto chiudete e controllate che tutto funzioni, poi pensate alla trappola. Ora, abbiamo questo qua. No, facciamo I per vedere. Non era I, cos'era? P? P? No. Cos'è che era? N forse? N maiuscolo. Interno, esterno. Per il momento noi chiudiamo soltanto quello esterno, che era questo qua sotto, se ho letto bene. Sì. Perché? Perché quello interno abbiamo ancora un minatore fuori nel cortile, quindi è meglio che aspettiamo che entri. Sì, perché cavolo ho premuto? Non lo so. Pull the lever. Dovrebbero averla premuta? Non si sta chiudendo? Questo è un problema? Non so se si può capire. Vabbè, abbiamo comunque l'altro ponte levatoio. Spero che quello sia collegato. Ma dovrebbe essere collegato anche quello. Cos'è quel rosso lì? Qualcuno che si è scazzottato? No, era zircone, vabbè. Beh, nel caso chiudiamo l'altro. Sperando che quello... Magari è chiuso. Magari devo soltanto aspettare, eh. Ok, sì, no, non l'ho proprio collegato, vabbè. Quelli sono i nostri mercanti, sono i mercanti, quindi non sono nostri. Il nostro minatore è entrato. Sì. Non è entrato il Major, però non ne frega niente. I nostri animali fuori rischiano, però vabbè, non possiamo farci molto. Quello che dobbiamo fare, anche in un certo senso per proteggere gli animali, ci sono stati davvero soltanto quelli lì. Ah no, ecco, infatti mi sembrava strano che c'era un po' poca gente. Spesso ci sarà un generale che potrebbe essere anche un elfo, cose del o un umano, cose del genere. Comunque, cosa facciamo? Noi siamo protetti adesso, noi teoricamente potremmo aspettare così finché non se ne vanno, ed è una possibile strategia. Quello che però voglio fare è prima di tutto controllare che questo ponte si chiuda, perché se non si chiude quello ce l'abbiamo in quel posto. Quindi, allora, qua abbiamo uscita... Acqua, scuola. Allora, questo qua dovrebbe essere uscita. Dovrebbe. Perché più vicino è l'uscita della trappola. Però noi controlliamo. È chiusa sta trappola? No, mi sa che non è chiusa. Quindi tiriamo tutte e due i ponti per il momento. No, è chiusa, perché l'avevo fatto lungo quello là. Vabbè, vediamo come va. I gambi dovrebbero essere tutti qua... No, vabbè, non è detto che siano tutti qua in alto, si stanno venendo giù. Comunque dovrebbe essere... Abbiamo fatto, no? Si pull the lever, quindi vediamo se qualcuno... Ecco, è importante che sia... I civili ci possono arrivare qui, perché altrimenti... Ok, sì, siamo protetti adesso. Ok, ora... L'idea è, facciamo entrare... Tiriamo giù quello esterno, tiriamo giù questo... Li facciamo entrare... Li facciamo arrivare un po' avanti...
Cioè, li facciamo entrare tutti, chiudiamo dietro, chiudiamo davanti, li intrappoliamo lì dentro e quindi poi li massacriamo, fondamentalmente li anneghiamo. Il coccodrillo probabilmente non muore, spero che rimanga in trappola però, perché altrimenti è un po' un problema. Non muore perché ovviamente sanno nuotare i coccodrilli, quindi... Allora, i primi due dovrebbero essere quelli che gestiscono l'acqua, sì. Quindi abbiamo uscita ed entrata, dobbiamo aprirli tutti e due in realtà. In queste situazioni state calmi perché potreste fare delle stupidaggini. Ok, uno è andato. Ok, adesso con tutta probabilità i goblin, anziché entrare qua dentro, a meno che non vadano a ucciderci gli animali, potrebbero anche farlo, dovrebbero andare verso la nostra trappola. Ora, la cosa importante è vedere se ci sono più squadre dove sono. Il Mayor può anche andare a quel paese, tanto con tutta probabilità morirà. Spero che muoia. Potevo incatenarlo fuori, però. No, beh, non ho il modo di... Non ho crimini da dargli, quindi... Non posso. Dove cavolo sono sti goblin? Ok, sono qua sopra. Stanno arrivando verso il caravan. C'è un combattimento. Adesso ma al limite vedremo dopo. E hanno ucciso i nani. Beh, qualche goblin è morto, eh. No, non hanno ucciso i nani. Cioè, se noi guardiamo questo, molto probabilmente avrà parecchi problemi. No. Meno, a meno che non si veda. Qui vediamo una mano. E forse hanno ucciso anche il coccodrillo. Comunque noi adesso potremmo fare A. No, dov'è? R. Giusto per farvi vedere un attimo il combattimento. Spear Dwarf, vediamo lo Spear Dwarf. Allora, morde il goblin in testa, perché non si sa, non può usare la spada, no. No, anzi, non può usare la lancia, no, assolutamente no. Lo graffia. Lo sfilza con la picca nella parte bassa del corpo, diciamo, il basso ventre, boh. Forando il muscolo e bucando lo stomaco. È brutto quando bucano lo stomaco. A quel punto la lancia è fissa praticamente nella ferita, no? Lo sfilza nella testa, bucando il muscolo, bucando la parte superiore del tessuto nervoso della spina dorsale. Ha rotto un tendine, ci mancherebbe solo. La roba è sfilzata e poi gira la spada nella ferita, nella testa del goblin. Poi tra l'altro uccide anche il coccodrillo, credo, o quantomeno lo putta unconscious, quindi vabbè. Vediamo chi è morto. È morto un Axe Dwarf, però sono morti tutti questi nani, tutti questi goblin, quindi forse li hanno pure fatti scappare. Hanno rotto l'assedio. Cos'è sta cosa? Però uno ha provato ad entrare. Non sono nostri questi qua, vero? Vediamo. Che Kumil. Beh, vediamo se facciamo così. No, ok, non sono nostri, bene. Hanno rotto l'assedio. Ma adesso c'è, tra virgolette, un problema? Beh, di nemici non ce ne sono più, no? No, infatti, sono scappati tutti o sono morti. Ci potrebbe essere un problema perché il prossimo assedio ce lo possiamo aspettare fra un anno. Quindi... vabbè, vedrò come fare, insomma... Adesso direi di non andare troppo avanti perché adesso praticamente quello che... È entrato qualcuno qua dentro per caso? No, no, proprio nessuno. Perché la cosa di cui dobbiamo preoccuparci in questo momento è di prendere tutto il possibile da questi goblin. Perché ovviamente se noi facciamo
K vediamo che ha una two-handed sword, una scimitarra, uno scudo, c'è un po' di roba con un elmo, un breastplate, quindi placca del insomma, il petto, un'armatura. Insomma, c'è un bel po' di cose da prendere e quindi dovremmo procurarcele. A questo punto, forse hanno anche distrutto il vagone. Perché se... no, dov'è qua? Se vi... No, come cavolo ho fatto a vedere? Vabbè, in pratica, se loro uccidono i carovanieri, voi potete praticamente prendervi quella roba perché non vi dicono niente, insomma, no? È come se fosse tutta roba vostra, quindi... Quello è utile. Comunque, vabbè, qua per questa parte direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E al prossimo video. Ciao!